Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Nel video di oggi andremo a parlare, come al solito a fine mese, dei miei investimenti. In particolare andremo a parlare dei miei investimenti di settembre 2021. Allora, il video sarà articolato come al solito, andremo a parlare delle entrate, delle uscite e di update futuri sui miei investimenti e come stanno andando l'andamento generale delle piattaforme. Allora, partiamo subito dalle entrate. Questo mese segniamo 0,00 da Outers, 0,00 da Groupir e 9 centesimi da Robo.cash per quanto riguarda il peer-to-peer lending e crowdfunding. Andiamo ora a parlare delle entrate con l'entità DeGiro e abbiamo 0,21 centesimi da AGNG a causa dell'aumento della posizione effettuato qualche mese fa, 0,14 centesimi da Realty Income e infine siamo andati a guadagnare 10 centesimi sull'ETF di iShares sull'SP500, mentre ho guadagnato 0,29 euro dal Dividend Aristocrat, quindi un altro ETF che ho in portafoglio di cui ho già parlato in un video, ed infine, sorpresa delle sorprese, Eni. Di Eni ho portato a casa 1,58 euro di dividendi per un totale appunto di 2,42 euro, un totale molto interessante che alza la media dei dividendi mensili e degli interessi raccolti a 1,58 euro al mese. È un buon numero, onestamente è in linea con le aspettative, in realtà è un po' sotto perché la mia media quest'anno era di 1,69 euro al mese. Purtroppo non sono riuscito ad aumentarla così tanto perché non sono riuscito ad incrementare la posizione di Eni, avere praticamente il doppio dei dividendi. In questo modo sarei riuscito a raccogliere perfettamente la cifra necessaria. Andiamo ora a parlare dell'andamento generale. Allora, l'andamento generale dei miei investimenti è stato abbastanza soddisfacente, considerato i movimenti, gli scossoni che ci sono stati in generale sui mercati. Ora non sono più a 100 euro costanti di P ed L, che era uno dei dati che mi interessava mantenere. Purtroppo sono sceso a seguito di tutti gli scossoni avuti sui mercati, a seguito comunque anche di tutti poi gli stacchi dei dividendi che comunque hanno poi un effetto negativo sui mercati. Ad esempio il titolo sui Dividend Aristocrats, subito dopo lo stacco della cedola, ha perso praticamente tutto il guadagno che fa accumulato in questi mesi, ma che diciamo comunque generalmente sono soddisfatto in virtù comunque che ci sono stati anche diversi crolli, diversi martedì neri, perché comunque il mercato ha subito degli scossoni a causa di un sacco di movimenti diversi, appunto a causa prima di Evergrande, che è il fondo di investimento cinese di cui tutti conosciamo, sui timori sull'economia cinese, poi il rimorso, la ricrudescenza Covid, poi abbiamo avuto il problema riguardante la politica di tapering e tutto il resto. Quindi diciamo che gli argomenti sono stati molto vari e molto variegati e che hanno influito negli investimenti, ma diciamo che sono comunque abbastanza contento. Per quanto riguarda l'uscita questo mese, diciamo che c'è ben poco da dire e sono abbastanza soddisfatto così come era sul mio portafoglio. Stavo guadagnando, accumulando capitale per far entrare in una posizione un po' massiccia, però mi è saltato sotto gli occhi il trend ribassista di Enel, che adesso addirittura 6,8, quindi ho deciso di accostare Enel. Non posso dire il prezzo, però voglio fare una posizione un po' speculativa su Enel. Quindi diciamo che l'unico investimento che ho fatto questo mese per l'appunto è stato questo qui. Ho appunto preso, diciamo che questa posizione di Enel è come se l'avessi un po' ripagata parzialmente con i dividendi raccolti durante tutto l'anno. Però a parte questo altri movimenti non li ho fatti, perché come sapete su Housers non investo più, su Groupir non si può più investire, quindi ci rimane ben poco da fare, rimane soltanto DeGiro, ma sto provando a consolidare il mio portafoglio e poi fare entrate strategiche in aziende un po' più focalizzate sul dividendo, quindi tornando alla strategia originaria. Ed infine sulle cripto per il momento le ho accantonate, perché anche lì ci sono stati diversi scossoni relativi al Xi Jinping, alla Cina, al crollo del Bitcoin, a San Salvador e tutto il resto. Quindi per il momento anche questo progetto un attimino l'ho accantonato, conto di tornarci entro la fine dell'anno, ma vedremo appunto cosa succederà. E andiamo ora a parlare un po' di come sono andate le piattaforme. Allora, sulle piattaforme non c'è molto da dire. Partiamo subito da Groupir. Diciamo che su Groupir stanno finalizzando gli ultimi documenti, ci sono ancora dei round per poter entrare a far parte della causa, quindi eventualmente se avete bisogno scrivetemi nei commenti, provvederò a darvi sicuramente qualche link per entrare sulla causa. Inoltre interessante
è il fatto che anche l'autorità si stia iniziando ad occupare parzialmente almeno di Grupir, la tech in Spagna. La polizia ha telefonato ad alcuni investitori per sapere loro commenti sulla situazione di Grupir, capitale investito e tutto il resto. Quindi diciamo che anche su questo aspetto è interessante il fatto che ci si stia iniziando a muovere anche da più fronti. Ci sono più fonti d'attacco, c'è una class action, la polizia, insomma è tutto il resto. Diciamo che questo fa ben sperare, e spero che questo sia frutto dei nuovi regolamenti riguardanti il peer-to-peer lending che dovrebbero essere entrati in vigore quest'anno. Eventualmente, se saranno entrati in vigore, riterrò una cosa necessaria, farò un video aggiornamento rispetto a quello che avevo già fatto in passato. Di Hauser, anche su Hauser, beh, essenzialmente non c'è molto altro da dire, nel senso che comunque gli unici documenti che vengono fuori sono riguardanti i capitali restituiti, ovviamente su tutti i progetti tranne che il mio, ma secondo me sono numeri che diciamo che trovano un po' il tempo che trovano, perché comunque sono cifre mastodontiche considerando il numero di progetti, quelli di cui si sa che sono tutti in ritardo e tutto il resto. Diciamo che per il momento la mia visione su Hausers continua a essere negativa. Io ricevevo interessi, come si sa, da Ethic House 2, progetto che adesso non restituisce più, non si sa per quale motivo. Non ci sono più comunicazioni in merito, quindi penso che veramente ci sia ben poco da dire. Sono imbarazzanti le comunicazioni che vengono fatte dalla piattaforma. È arrivata una mail ormai un mese fa, che ho trovato soltanto in questo periodo, riguardante la piattaforma, in cui c'è scritto che praticamente c'è un costo di 10 euro, una tantum, che verrà debitato, che però è stato rimosso. Non si capisce niente, ma non perché io sia analfabeto o cosa, ma perché è una mail che ha tradotto, scritto ovviamente in spagnolo e in portoghese, tradotta in italiano con Google traduttore, e non si capisce assolutamente niente. Adesso se la trovo ve la lascio qui sopra in una seconda impressione, però onestamente è veramente imbarazzante che una società che raccoglie comunque centinaia di migliaia di euro di capitale non sappiano neanche scrivere una mail in italiano. Ora io dico, non volete scriverla in italiano perché fate fatica, scrivetela in spagnolo, scrivetela in inglese, anche se sarebbe imbarazzante lo stesso perché la piattaforma è in italiano. Detto questo, si poteva lasciare anche la parte in inglese, almeno non sarebbe riuscito a capirci qualcosa, ma evidentemente non vogliono che si capisca quello che dicono, perché c'è ben poco da dire, cioè la situazione rimane imbarazzante. Progetti che pagano, che non pagano più, che riprendono a pagare, che poi si stoppano, ci sembra un po' il meteo di quest'ultimo periodo. Dopo Punto Cash non ci abbiamo molto altro da dire. Come ho già detto, la piattaforma, per quello che si può intravedere, è sana, io non registro problemi, non registro difficoltà, sono costanti, sono alti. Ovviamente i tassi di interesse sono abbassati dal 14 che era inizialmente del Mint al 12 quando sono entrato io, oggi sono arrivati un po' più verso l'11, ma io non ci vedo niente di male, comunque siamo più del 10% rispetto a quelli che sono i tassi sul mercato, quindi secondo me è una cifra che va benissimo, diciamo che mi accontento. Sicuramente se guadagnassi di più sarei comunque più contento, però non mi lamento. Diciamo che i tassi ci sono validi, il mio tasso di investimento medio si attesta intorno all'11%, che quindi diciamo va bene considerando l'andamento generale dei mercati. Andiamo ora a parlare di quello che ho intenzione di fare in futuro. Allora, in futuro sicuramente è chiudere la posizione su Eni totalmente, perché non mi interessa più avere Enya di questi multipli. Eventualmente liquiderò tutto per poi fare una posizione più massiccia, ma in futuro. E eventualmente chiudere la posizione su Enel long term, la posizione long che ho aperto su Enel, quella sicuramente sarà chiusa nei prossimi mesi. Ed infine spunto di raggiungere, come ho già detto, l'1,69 euro al mese mediamente di dividendi. Per il momento sono un po' sotto, però non mi faccio impaurire dalla situazione, continuo a combattere a testa alta. Ho trovato alcuni titoli molto interessanti che posso inserire nel mio portafoglio di dividendi. Appena liquiderò la posizione di Enel, prenderò questi per far sì che la mia posizione accresca. Titoli da tenere sotto d'occhio per il momento: c'ho Coimares, in quanto voglio aumentare la mia posizione, in quanto lo reputo un titolo veramente molto interessante, come ho già detto. E voglio incrementare anche Intesa San Paolo, perché dovrebbero arrivare da qui alla fine dell'anno addirittura due dividendi straordinari. Detto questo, per quanto riguarda infine il mondo cripto, come ho già detto, per il progetto per il momento sono in stand by, ma entro la fine dell'anno voglio rientrarci andando a seguire diversi progetti. Un progetto di trading automatico, poi mega spoilerone, e un progetto di accumulo di cripto a lungo termine, ma di questo appunto ne parleremo più avanti. Detto questo, io spero che questo video vi sia piaciuto,
Io vi ringrazio di essere arrivati fino a questo punto, così avete sentito addirittura qualche piccolo spoiler dei progetti futuri. Se vi interessa, iscrivetevi al canale, perché più del 90% di voi non è iscritto e a me un iscritto in più fa un'enorme differenza. Detto questo, ci vediamo venerdì alle ore 18 con un prossimo video. Ciao!